Sono Giancarlo Corò, accademico della classe di diritto, economia e amministrazione. Insegno economia dello sviluppo del commercio internazionale all'Università Ca' Foscari di Venezia. E volevo parlarvi delle ricadute economiche della pandemia, che sono gravi, molto pesanti, ma allo stesso tempo stanno promuovendo dei processi di innovazione che disegnano un futuro economico che potrebbe essere, diciamo, promettente anche per molte piccole e medie imprese italiane che oggi invece incontrano difficoltà soprattutto sui mercati internazionali. Ed è, diciamo, di questo tema sul quale vorrei concentrare un po' l'attenzione, perché sappiamo che complessivamente l'economia è in sofferenza, le previsioni del Fondo Monetario Internazionale prevedono per il 2020 una caduta del prodotto interno lordo globale del 5%, una contrazione di cui non si ha memoria in epoche recenti, se pensiamo che la crisi del 2008 di fatto fu attraversata con un decimale negativo e poi la ripresa fu anche molto, molto rapida. Quindi una contrazione così forte non si conosce da molti anni, non la conosce del resto l'Italia, che vede una previsione addirittura di una caduta del 10%, e bisogna risalire alla Seconda Guerra Mondiale per vedere una tale appunto recessione. Ma in particolare, il tema su cui vorrei concentrare l'attenzione riguarda proprio gli scambi internazionali che sono state fortemente colpite dalla pandemia, la difficoltà di attraversare i confini, un rallentamento che ha riguardato in particolare quelle che chiamiamo le catene globali del valore o le reti di fornitura, no, internazionale, che sempre più sono quei sistemi di connessione all'interno dei quali le imprese oggi sono coinvolte e senza le quali è difficile, diciamo, alimentare la produzione. Riguarda ovviamente le imprese manifatturiere, ma molte imprese anche di natura commerciale evidentemente dipendono da forniture che arrivano sempre più da diverse aree del mondo. Ebbene, è stata questa la parte più colpita in questa fase, no, dell'economia. Pensate che il WTO prevede una contrazione degli scambi internazionali del 30% per il 2020, anche questa, diciamo, una contrazione di cui non si ha memoria in epoca di pace. C'è stata anche una forte, diciamo, riduzione degli investimenti esteri, che sono, diciamo, la modalità attraverso la quale l'economia si integra, no? Attraverso, diciamo, stabilimenti produttivi, acquisizioni di imprese all'estero, no? In cui l'economia, potremmo dire, diventa globale, no? Ecco, allora, tutto questo processo, diciamo, di forte appunto rallentamento e di interruzione delle catene di fornitura, in che modo, diciamo, impatta sull'economia italiana e come, diciamo, le imprese la stanno affrontando. Allora, non c'è dubbio che un'economia come quella italiana, come quella veneta in particolare, che pensate dipende per una parte significativa dalle esportazioni. Le esportazioni incidono nel PIL veneto per il 42%, una media italiana del 30%, che già si è significativa a livello internazionale. Quindi, come dire, colpisce duramente questa interruzione dei collegamenti internazionali. Però, appunto, allo stesso tempo, quello che noi riusciamo a intravedere è che le imprese si stanno dotando di nuove tecnologie per cercare di superare i limiti fisici dei collegamenti internazionali. Evidente, queste tecnologie sono quelle digitali che hanno subito un'accelerazione fortissima in questi mesi. Tecnologie che ovviamente riguardano lo smart working, in particolare per organizzare l'attività lavorativa, laddove è possibile ovviamente svolgerla in sedi diverse da quelle operative, ma che riguardano i rapporti tra imprese e consumatori, riguardano i rapporti tra le imprese e i fornitori e gli utilizzatori delle proprie attività, ma riguardano anche il processo produttivo stesso, quindi uno sviluppo dell'attività, ad esempio di automazione e robotica integrata, addirittura la manifattura additiva, la virtualizzazione di alcuni processi, che significa riuscire a simulare azioni di installazione o manutenzione di impianti a distanza, che significa ovviamente fare riunioni, magari in telepresenza, che simulano uno scambio di informazioni dense, che si possono oggi anche ottenere attraverso tecnologie digitali. Tutto questo ci racconta quindi una storia che forse è più interessante e promettente rispetto, diciamo, a degli scenari che vedono una deglobalizzazione o una condanna che sarebbe tale per un'economia così aperta come quella italiana e veneta in particolare, appunto a una sorta di autarchia nazionale.
In realtà queste tecnologie che hanno avuto davvero una forte accelerazione, pensate che una stima del McKinsey Global Institute indica in una questa accelerazione misurata in 6 mesi si è fatto il percorso che era previsto in 7 anni per molte imprese. Quindi, come dire, un'accelerazione fortissima della reazione di queste tecnologie, che indica quindi che la prospettiva sarà dell'uso sempre maggiore di flussi informativi al posto, diciamo, di solo movimenti di merci. Attenzione, questo non è solo un'idea immaginifica, una sorta di economia, la Star Trek, ma è ciò che sta di fatto avvenendo, no? Ci sono diversi casi oggi in cui invece di spostare le persone per fare l'installazione degli impianti o per fare appunto la manutenzione, un'assistenza importante per prodotti complessi, cioè appunto si sviluppano attività appunto di realtà virtuale, oppure pensiamo addirittura alla manifattura additiva che materializza nei mercati finali un prodotto che è disegnato, pensato, immaginato in un altro luogo. Ecco, anche se diciamo siamo ancora agli albori di questa, diciamo, rivoluzione anche tecnologica e industriale, possiamo tuttavia vedere in questa fase, in questa pandemia, una forte spinta in questa direzione, che disegnerà quindi un'economia che qualche autore, Richard Baldwin in particolare, in un libro importante uscito pochi mesi fa, prima in realtà della pandemia, indica con il termine globotica, no? Globotica che è l'integrazione di globalizzazione e robotica, l'automazione, i flussi informativi diventeranno sempre più importanti nell'organizzare anche l'economia, i processi industriali, ovviamente anche quelli di servizio. Cosa significa questo per una realtà come quella italiana, veneta, vicentina? Beh, in realtà significa, attenzione, che questa economia, lo dice appunto Richard Baldwin, questa economia globotica, in realtà sarà un'economia più umana e più locale. Sarà più umana perché il contributo delle persone, il contributo dei talenti, il contributo del capitale umano, che è la parte sempre più importante appunto delle imprese, sarà fondamentale. E quindi ecco che, diciamo, verranno umanizzate molte delle attività, appunto, o sviluppata la parte più creativa del contributo umano rispetto a quella ripetitiva che sarà invece assegnata alle macchine. E questo significa quindi che i territori diventano nuovamente importanti come luoghi nei quali le persone non solo, diciamo, si trovano a vivere, ma anche a condividere conoscenze e anche progetti di sviluppo. Questo, secondo me, significa che quindi, diciamo, l'accelerazione tecnologica e le imprese che riusciranno a sfruttare anche questa fase, non solo, diciamo, per superare, no, la difficoltà, ma anche per investire nel futuro, saranno anche quelle che si troveranno più preparate per affrontare appunto questo nuovo scenario globotico. Le indagini che abbiamo condotto anche in questi, insieme ad altri collaboratori, no, nelle imprese, ci dicono che effettivamente le imprese che già avevano una maggiore dotazione di tecnologie digitali sono quelle che sono riuscite a rimanere di più nel mercato, a mantenere i rapporti con i loro clienti finali, con gli utilizzatori e con i loro fornitori. Sempre più, diciamo, sarà questa la direzione verso la quale l'economia dovrà.